Superare steccati e rivalità, mettersi insieme per rilanciare un territorio in sofferenza e sfruttare le novità previste dal decreto rilancio, ecobonus 110%. Si è costituito nei giorni scorsi il Consorzio Rilancio Vestino, che associa imprese e professionisti dell'area interna del Pescarese. Giovane il CDA, presieduto dal sindaco di Farindola e ingegnere Ilario Lacchetta, con il geometra Elio Ferrante, e imprenditori come Mary Di Blasio, Pietro Paolo D'Annunzio ed Emiliano Mezzanotte, che ieri si è presentato nella sede di Viale San Francesco a Penne davanti a sindaci e amministratori di Penne, Loreto Prutino, Colle Corvino, Farindola, Montebello di Bertona, Villa Celiera, Civitella Casanova, Picciano, Elice e Moscufo. Il consorzio aiuterà imprese e cittadini del territorio a sfruttare incentivi e bonus per lavori sulle abitazioni inerenti efficientamento energetico, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricariche elettriche, riduzione del rischio sismico. È quello di fare un'economia di rete per mettere insieme le eccellenze del nostro territorio, fatte da tantissime piccolissime imprese ed artigiani che in questo modo possono avere la possibilità di fare i lavori al prezzo giusto, ben remunerati e senza pensieri dal punto di vista della cessione del credito verso intermediari finanziari. Quindi sarà il consorzio a garantire la qualità e la trasparenza di tutta la procedura, dallo studio di fattibilità fino alla cessione del credito. Agli amministratori intervenuti l'appello di sollecitare gli uffici a snellire le pratiche di accesso agli atti. È vero, sì, il personale è poco e quant'altro, però va velocizzata perché è proprio la prima fase prima dello studio di fattibilità. Questo è il primo passaggio. Se non c'è questo passaggio da parte delle amministrazioni non si può operare con lo studio di fattibilità, perché la legge 110%, quello che mette come punto chiave di tutto è la conformità urbanistica. L'appello è quello di digitalizzare e velocizzare le procedure preliminari poi al lavoro vero e proprio. È quello poi di sensibilizzare tutte le imprese e tutti i cittadini a dare fiducia al consorzio per garantire al meglio questa progettualità. Il cittadino avrà la possibilità di riqualificare il proprio patrimonio architettonico a costo zero, chiaramente accedendo ai meccanismi del superbonus e della ristrutturazione. E l'impresa è quella di svolgere il lavoro in qualità con la garanzia del pagamento e il pagamento al giusto prezzo.